suo nome, per favore? Danesi Renzo. Ha facoltà di non rispondere. No, rispondo. Non vuole rispondere? No, rispondo. Ah, risponde. Lei è accusato di vari reati che sono stati indicati nella rubrica con i numeri 3, 6, 7, 8, 19, 22, 23, 24. Cosa ha per dire sulla difesa? Per gli stessi reati sono già stato giudicato. E sono stato assolto o prosciolto in istruttoria. Lei è già stato interrogato nella fase istruttoria, si ricorda quanto ha già dichiarato? Sì, più o meno. Pubblico Ministero vuole fare le domande? Nulla di particolare, Presidente. Nulla di particolare. In generale sì, allora vuole fare le domande. Presidente, la difesa, così come gli altri colleghi, chiederà che dopo, se ci sono dichiarazioni dei vari Mancini e via dicendo, di poter fare. Grazie, allora. De Angelis Massimo. C'è De Angelis. Sì, e per favore, quando vuoi chiamo, datemi una risposta. De Cubelli Scarla. De Tomasi Giuseppe. Presente. Avvocato Mancini, in fondo, pregare le armi. Il suo nome, per favore? De Tomasi Giuseppe. Lei ha facoltà di non rispondere, vuole rispondere? No, non voglio rispondere. Grazie. Mi riservo di rispondere dopo aver sentito le accuse dei pentiti. Benissimo, sto pronto di voi. Grazie. De Vivo Giuseppe. Dinzillo Antonio. Dio Tallevi Ernesto. D'Ortensi Alessandro. Oh, benissimo. Sì. Allora, aspetti, poiché l'avvocato Condoleo oggi non è presente, perché è sostituito, si procederà all'interrogatorio di D'Ortensi nella prossima udienza. Finotello Armando, è difeso dall'avvocato? Ma non c'è. No, infatti Finotello è sfracciato. Duci, pericolo. Duci. No, Duci giudizio. Ah sì, no, sì, sì. Allora scusate un momento. Duci Santo. Feliscioni Silvano. E adesso c'è Finotella Armando, non mi risulta che abbia chiesto il giudizio abbreviato. Allora. Fiorani Ivo. Pittirillo Sergio. Signor Fittirillo, può accomodarsi, per favore? Che è difesa, non è difesa l'avvocato Grimaldi, no? Sì, bene. Allora non c'è? No. Si è allontanato? Non risponde. Non risponde. Frau Paolo. Sì.
Paolo Frau. Ha facoltà di non rispondere, vuole rispondere? Sì, sì, rispondo. Lei è accusato dei reati indicati con i numeri 1, 26 e 27, reato associativo, e poi abbiamo i reati concernenti Parente e Marchesi. Cosa può dire? Sì, confermo il mio verbale e vorrei fare alcune precisazioni. Primo, io non ho mai avuto rapporti o interessi con nessuna delle persone che mi trovo coimputato, perché sono persone che io già ci ho fatto un altro processo e persone che già ho chiarito la mia posizione nell'altro processo, tutte persone che ho conosciuto in carcere durante le mie detenzioni. E per quanto riguarda l'accusa specifica di aver agito in una certa impresa punitiva? Sono totalmente estraneo. Anzi, vorrei fare un'altra precisazione. Siccome nel mio verbale iniziale dissi che era il 13 o il 14 o il 15 io partivo per la Sardegna, sono partito precisamente il 14 di settembre. Ed è ritornato quando? E quando sono tornato non me lo ricordo, perché sono passati tanti anni, però sono stato dai 7 ai 10 giorni, come già ho detto. Me lo ricordo perfettamente, perché l'hostess che ho trovato nell'aereo è una persona di Ostia che conoscevo, di nome Renata, che la prossima volta gli dico anche il cognome, come se il cognome dell'hostess che c'era quel giorno. E a fianco a me, sul sedile dove mi trovavo io, c'era il padre del proprietario della Citroen di Ostia, Pinto. Di Pinto Tonino, il proprietario della Citroen di Ostia. Questa è all'andata. Questa è andata. E a ritorno non me lo ricordo, perché sono venuto con la nave. Però non me lo ricordo quanto era. Sono stato dai 7 o ai 10 giorni. Pubblico mistero. Si tratta del 1980. 80, settembre 80. Sì, infatti il 19 settembre 80. Me lo ricordo bene, perché è la prima volta che ho preso l'aereo in vita mia io. Nulla altro, perché ha negato la... L'avvocato di Trump? Nessuna domanda, Presidente. Noi abbiamo avanzato istanze al giudice istruttore a suo tempo, che poi il giudice istruttore ha ritenuto di rigettare, di non accogliere. Istanza di accertamento, intendo, istruttori. Poi magari eventualmente avanzeremo istanza alla Corte. Avete già presentato le liste di testimoni, no? Sì, Presidente, certo. Tra queste liste c'è anche qualcuno che l'interessa, no? In relazione a quanto dichiarato. Sì, sì, ma le liste dei testimoni sono proprio su questo punto. Ah, sul viaggio effettuato in Sardegna. Sì, benissimo. No, ho voluto precisare che era il 14 che ero partito. La mattina? In mattinata, con la Lisarda. Sì, si può portare. Buongiorno. Buongiorno. Freddy Marcello. Fuentes Cancino, l'abitante. Giusti Roberto. Presente. Non è difesa dell'avvocato Condoleo, no? No, l'avvocato di Allora, signor Giusti, mi sente? Lei si avvale della facoltà di non rispondere? Cosa ha detto? Conferma? Conferma se diceva di rispondere. Ah, sì. È così che ha detto? Sì. Giusti Roberto dichiara. Confermo quanto ha già dichiarato e mi riservo di rendere ulteriori dichiarazioni dopo l'interrogatorio delle altre persone che mi accusano. Iacolare Corrado.
Lattarulo Maurizio. Assente. Magretti Mauro. Assente. Mancini Claudio. Assente. Assente per rinuncia. Assente. Assente semplicemente. Mangascià Francesco. Maretto Bruno. Mariani Bruno. Mastro Pietro Enzo. Lo facciamo venire? Signor Mastro Pietro, non è il suo nome, Mastro Pietro Enzo. Enzo. Lei ha facoltà di non rispondere, vuole rispondere? Sì. Sì. I reati che sono stati contestati sono quelli indicati con i numeri 1, 6, 7, 8, 19, 20, 22, 28, 57. Cosa ha da dire a sua difesa? Che sono innocente e già ho fatto questi processi per questi reati. Si riporta quanto ha già dichiarato? Ho dichiarato di essere innocente, il dottor Lovacchino. Quanto ha dichiarato? Basta, quanto ha dichiarato? Chi è il difensore? Vuole fare le domande? Sì, allora può accomodarsi. Poi abbiamo Mastro Pietro Marcello, è presente? Suo nome, per favore? Mastro Pietro Marcello. È fratello di Enzo? Sì. Sì. Lei è accusato di due reati, quelli indicati con i numeri 3 e con il 57. Ha facoltà di non rispondere. No, non voglio rispondere. Cosa da dire a sua difesa? Io sono innocente. Si riporta quanto ha già dichiarato? Sì. Ci sono le domande da fare? Senta, vorrei dire quanto riguarda l'avvocato Mele, del fatto di Abbadino. Venne il padre... dicendomi a me che il figlio stava disastrato e fu, il padre di Abbattino. Sì, e fu accoltellato, insomma gli serviva una mano, quanto che io l'ho portato dall'avvocato Mele mio, a quanto che parlasse spagnolo e per aiutarlo, e però per avere prima la nomina toccava che il padre andava giù da lui, per cui partì, poi venne da me. Tornai subito da Mele, con la nomina venne il padre e così fu nominato Mele. No, volevo precisare questa cosa. Non è che mi interessa tanto sapere perché è stato nominato l'avvocato Mele o un altro avvocato, no, è una questione vostra. Vabbè, io volevo precisarlo. Sì, ci sono le domande. Forse è un bene che abbia detto quello che ha detto. Siccome nell'ordinanza di rinvio a giudizio si parla di questo. E cosa vuol dire, avvocato? Ma forse certe cose sarebbe opportuno chiarirle. Anche, se anche volete per fare le domande. Sì, io vorrei fare una domanda. Vorrei dire. Il pubblico ministero ha una domanda, no? Benissimo. Ecco, io vorrei chiedere all'imputato presente se ha grado di parentela con Abbattino. Sì, sono il cognato. Essendo il cognato io. Il cognato perché? De parte di mia moglie e la sorella della moglie. Sua moglie di nome? Isabella. Abbatino? No. De Gubellis. E la moglie di Abbatino si chiama? Carla De Gubellis. Essendo il cognato io mi sono sentito in dovere, cioè da aiutarlo. Tutto qua. E un'altra domanda, Presidente. Se risponde al vero che il... oggettiviamo al massimo se l'avvocato Mele se l'avvocato Mele, no, questo poi avrà incidenza per quanto poi esporrò, se l'avvocato Mele risulta essere stato difensore dell'imputato già da molti anni addietro. Sì. Ci dica l'epoca. Sì. Non può indicare l'anno? 92. No, se si ricorda meglio 91-92 è l'ultima volta che sono stato detenuto, mi pare. Poi? A nessun altro momento. Può andare. Grazie.
Il signor Michienzi è presente? È assente. Monselles Alessio. No, e quindi vi altro che si è allontanato. Moscia Luciano. Moscia Paolo. Neroni Marcello. Niscitra Salvatore. Nicoletti Enrico. Paradisi Giorgio. Stessa situazione. Conferme. Sì, però lo deve dire lui, per favore, avvocato. Lo so. Questo qua è Paradisi, no? Allora Paradisi dichiara: confermo quanto già dichiarato e mi riservo di rendere ulteriori dichiarazioni dopo l'interrogatorio delle altre persone che mi accusano. Il signor Patruno è presente? Difeso dall'avvocato? Il suo nome, per favore? Giuseppe. Patruno? Sì. Patruno Giuseppe. Lei è accusato dei reati indicati con i capi 89 e 93, anzi 89 e 89 bis, quello successivo immediatamente al numero 89. Ha facoltà di non rispondere. Vuole rispondere? Sì, rispondo. Cosa ha da dire a proposito di questa accusa? Sono estraneo a questi fatti. Si riporta quanto ha già dichiarato? Esatto. Lei è conosciuto con la figli? Con la figli di quale? Alberto? No. E con la figli come si chiama, Marcello? Perché nei verbali che io ho c'è una serie di con la figlia, ma non... Perché l'accusa è che lei avrebbe ricevuto periodicamente somme di denaro o comunque altri vantaggi. Non è vero? Non è vero. Senta, il mio avvocato è assente, non lo vedo. Non vedo il mio avvocato. Non... Sì, c'è però un sostituto. Capisci? No, intendo... Quando verrà il suo difensore di fiducia, sì, eventualmente lei senza... si renderà parte dirigente per rendere ulteriori dichiarazioni. Va bene. Bene. Pubblico mistero, signori avvocati. Nessuna domanda, può andare. Grazie. Grazie. Pellegrini Alfredo. Pergola Roberto. Presente? Presidente, per quanto riguarda Pergola, che sta arrivando, sta qui dietro la transenna. Sì. Si avvale della facoltà di non rispondere, quindi. Beh, però ce lo dica sì. Lui. No, volevo dire che non conferma nemmeno se si vale. Avvocato, sappiamo fare il nostro mestiere. Come io si chiama di fare? Pergola Roberto. Lei ha facoltà di non rispondere. Sì, non rispondere. Mi riservo, aspettando l'interrogatorio degli altri che accusano. Vedi che c'è una divergenza tra quello che lei dichiara, che lei ha dichiarato avvocato, e quello che ha dichiarato Pergola. Si renderà parte dirigente per rendere le eventuali successive dichiarazioni, va bene? Può andare. Pernosetti. Sì, facciamo vedere. Pernosetti, per favore. Chi è l'avvocato di Pernosetti? È avvocato Pietro Nocita, che è qui. Presidente, eccomi qua. Grazie. Ma perché il collega Patanè è impedito all'Aquila, ma comunque non ci sono problemi. Cosa dice lei? È impedito all'Aquila. Chi? Non ci sono problemi. Sì, sì. Confermo l'interrogatorio, Presidente. Confermo l'interrogatorio e mi riservo di eventualmente confronti e... proseguimento dell'intervallo. È risulta registrata questa frase? Comunque ad abbondanza mandiamo atto che il signor Pernosetti dichiara: confermo quanto ho già dichiarato e mi riservo di rendere ulteriori dichiarazioni dopo le dichiarazioni, dopo l'acquisizione delle dichiarazioni
delle altre persone che mi accusano. Picconi Giovanni. Signor Picconi? Sì, bene, vieni. Picconi, il suo nome è Picconi? Picconi Giovanni. Giovanni. Lei ha facoltà di non rispondere. Rispondo. Vuole rispondere. Lei conosce l'accusa, sono i reati sub 1, 6, 7, 8, 19, 22, 23, 24 e 28. Cosa ha da dire? Sono estranea a tutte le imputazioni che mi si fanno. Signor Presidente, sono una vendetta dell'Abbadino. Io, prima di lui, ero fidanzato con la sua prima moglie. Di nome? De Cubellis Carla. Tengo a precisare questo, lui ci ha sempre avuto un po' d'odio verso di me. Confermo quanto ha già dichiarato? Confermo quanto ho dichiarato nei precedenti verbali. Nell'81 mi ha incollato anche tre proiettili in macchina per le mamme sedaturno. E sono stato assolto a formula piena perché i proiettili erano incollati corbosi, che io la macchina l'avevo data a lui il giorno prima. Pubblico mistero, vuole fare le domande? La difesa? No, grazie, può andare. Signor. Un momento, Presidente. Mi dia il tempo di operare l'apparecchiatura. Volevo chiedere al Picconi se ha sempre lavorato e che attività svolge. Io lavoro nel circolo dal 1975, gestito da mio suocero e da me, e ho lavorato fino alla notte alle 2 e la mattina alle 4 mi hanno carcerato. Non ho mai smesso di lavorare, vendevo bruscolini allo stadio fino al 1981 per 15.000 lire a settimana. Un'altra domanda. Ma aspetta, che circolo? Circolo, sala biliardi. Come si chiama? Sala Magliana. In via? Via dell'Impruneta, signor Presidente. Sì. La prima era via dell'Impruneta, adesso è a via. La prima era via Pescaglia, adesso è a via dell'Impruneta, è sempre adiacente. Per maggior chiarimento, vuole dire alla Corte relativamente al rapporto che c'era fra lei e la moglie dell'Abbadino? È sempre rimasto un rapporto d'amicizia, è sempre rimasto, anche dopo che lei è stata sposata, è tuttora. E questo ha determinato nell'Abbadino reazioni nei suoi confronti, gli espliciti, in che modo? Ci ho sempre avuto il terrore perché lui faceva il malandrino, mi bruciava il circolo, ho sempre avuto un po' di paura, avvocato. Ma come ha conosciuto l'Abbadino? È una conoscenza dei quartieri, nel quartiere si conoscono tutti, bravi, cattivi. Vi conoscevate da ragazzini? Sì, da ragazzini. Poi lei ha troncato ogni rapporto con l'Abbadino? Io il rapporto non ce l'ho mai avuto, una conoscenza, lo vedevo così, magari accompagnavo, una volta che c'era la patente ho accompagnato al bar, una conoscenza così. Non è che ci ho mai avuto rapporti stretti. Nessun'altra domanda, Presidente. A questo punto il difensore del Picconi produce alla Corte una serie di documentazioni difensive atte a sostenere quanto lo stesso imputato oggi ha detto e poi dell'altro che mi permetterò di farne oggetto in sede di discussione finale. Ufficiale giudiziario, porti per favore i documenti al pubblico ministero. Va bene, non ci sono altre domande, no? No, è lei, avvocato. Può andare, grazie. Buongiorno. Piroscia Giuseppe. Proietti Riccardo, c'è? Sabatini Massimo. Libero, presente. Assente. Salomone Emilio. Simone Giuseppe. Sciosha, no, Bruno.
Sciocia Giovanna, Senese Michele, presente. Signor Senese? Nel frattempo, dove è andato? Quella persona là, come si chiamava? Catalano. Catalano non deve avere chiesto notizie abbreviate, stia attento. Catalani non ha chiesto di essere abbreviato, come sa? Catalani. A me non risultava, Catalani. Catalani io non ce l'ho questo. Vabbè, ma allora, com'è che io non me lo sono segnato? Mi ha segnato tanto tempo. Perché era contumacia. Senese Michele. Senese Michele? Sì. Sì. Lei è accusato di reato di quel capo E, di quel capo 3. Ha facoltà di non rispondere. Io voglio rispondere, non mi hanno mai interrogato, non so nemmeno perché mi trovo qua. Benissimo, e allora ci riferisca la sua verità. Allora, parte dell'associazione? No, non ho fatto mai parte di questo, di Roma proprio, io vivo a Napoli. Sono uscito l'86 dal manicomio di Montelupo Fiorentino. Dopo 6 mesi mi avevano fatto questo mandato qua e poi me l'hanno tolto. Non mi hanno mai interrogato, non so niente. Penso che è più di una cosa, di che ne so, perché mi hanno portato qua. Può darsi che è uno sbaglio, sto pensando. Nell'elenco dei nomi degli imputati, conosce qualcuno? No, li sto incominciando a conoscere adesso, qui al carcere. Tra i nomi indicati nei capi di imputazione, conosce qualcuno? Iacolare, Casillo e via dicendo? No, niente, nessuno. Nessuno. Pubblico mistero. Che deriva da Claudio Sicilia, della frequentazione. Claudio Sicilia l'ha conosciuto? No. Non l'ha mai conosciuto? No. Se ha mai abitato a Roma? Sì, la mia famiglia vive a Roma dallo 78. Dove? Dove? Dove è a Roma, sul lato Scolano. Lei? Io? Ha abitato anche lei a Roma insieme alla sua famiglia. Quando sono uscito l'86? Fino a oggi, insomma. Sì, sì. Sicilia Claudio non l'ha mai visto? No. A Montelupo Fiorentino quanto è stato detenuto? Sono stato 4-5 anni. Dall'82 mi hanno carcerato, sono uscito l'86, sono uscito a luglio, però per 6 mesi firmavo che stavo in licenza di esperimento. Poi mi sono trovato, non mi hanno mai interrogato, non so niente, non appartengo solo a nessuno. Due nomi. Marcello Colafigli non ha avuto maniera di conoscerlo a Montelupo? Mai modo di conoscere nessun manicomio. Fuori? Mai conosciuto a Marcello Colafigli, l'ho conosciuto adesso. E fuori del carcere Carnovale Vittorio? Detto il coniglio? No. Grazie. Difensori, nessuna domanda? Devo precisare che le sue conoscenze sono sempre anteriori, bisogna contestare, al 24 ottobre dell'89. Perché chiaramente adesso qualcuno sta in cella con Colafigli. Sì, ma mi sembra che abbia precisato. No, siccome precisiamo, tutte queste persone prima dell'89 io non le conoscevo. È così? Sì, sì, sì. Non conosceva prima dell'89? No, l'ho conosciuto qui a Re Bibbia. Ma non solo a lui, quasi a tutti ho conosciuto. Sì, ci sono altre domande? No, grazie tanto signor Senese, può accomodarsi. Serafini Eugenio. Sestili Gianfranco. Sestili Maurizio. Simmi Roberto. Simmi Tiberio. Stripoli Vincenzo. Tigani Giovanni. Urbani Gianfranco. Vanni Terenzio. Vitale Maglio. Sta stracciando, sì, scusate, è vero. Zumpano Domenico, Zumpano Francesco,
Pubblico Ministero, quando potremo avere la presenza di Mancini e Moretti? Presidente, scusi, sono il difensore di Mancini. Penso che la prossima udienza, il 16, Mancini sarà presente. 16. No. Non sono venerdì. Sempre lunedì e venerdì, avvocato. Lunedì e venerdì. Solo che lunedì e venerdì di regola, solo che questi lunedì, non essendoci la possibilità di andare avanti, non li abbiamo fatti. Lo dicemmo la scorsa volta, 9 e 16. Per quanto riguarda gli imputati e i contumaci, diamo per lettere con il vostro accordo i relativi verbali di interrogatorio, va bene? Allora, sull'accordo delle parti si danno per letti e si dichiarano utilizzabili. È stato presente. Avvocato, adesso soltanto per gli imputati contumaci. Per gli assenti, la prossima udienza sentiremo Mancini, Moretti e quindi proseguiremo nell'interrogatorio degli imputati che o non sono stati sentiti o che vi terranno di fare delle dichiarazioni dopo l'esame degli altri imputati di reati commessi. Rinviamo l'udienza al 16 febbraio, ore 1996, ore 9, con ordine di traduzione. Vabbè, andiamo fuori.